Ciao, nuovo appuntamento, Domenico Tricarico dell'LBIT, Federico Ligobbi, team Racing Terni, come sempre, siamo noi due. No, ragazzi, da oggi ci sono anche io che sono qui per aiutare il pubblico a comprendere meglio ciò che dite. E oggi affrontiamo il nostro primo e vero tema di tutto questo percorso che durerà tantissime puntate, ovvero la nascita dell'automobile e poi la nascita del motorsport. In che anno siamo, Federico? Siamo nella seconda metà dell'Ottocento, nel periodo che viene identificato come la seconda rivoluzione industriale. L'invenzione del treno ha cominciato a prendere piede in Europa, in Italia, intorno al 1840. Si avrà lo sviluppo di questa nuova tecnologia, perché di questo parliamo. È una tecnologia, un'invenzione che riguarda però lo spostamento in massa delle persone, mentre di lì a poco, appunto, un brevetto tutto italiano nel 1853, che riguarda appunto l'automobile, vedrà la luce, giusto? Santi e Matteucci. Esatto. Non riescono però a portarlo a termine, o meno riescono a brevettarlo, ma poi non riescono a produrlo questo, il motore. E lì arriverà un nome che suonerà e ancora oggi noi utilizziamo. Esatto, parliamo di Otto. Il nostro grande ciclo a otto, il motore a otto. Esatto, quindi questa fase, superata la fase embrionale dell'invenzione. Ci sono voluti 20 anni. Esatto. Quindi l'idea dei due italiani. Siamo già negli anni 70 dell'Ottocento, in cui quelle che abbiamo nel nostro immaginario, quelle auto con le rotine sottili, con tutti orpelli che adesso capiamo poco, le luci a fiammella, tutte cose un po' particolari che fanno sorridere, iniziano a girare per le metropoli, principalmente, certo, d'Europa. Su strade di terra, con ruote di legno. Ho trovato affascinante la visita al Museo dell'Automobile di Torino, un paio di anni fa, l'anno scorso, e c'è una frase che diceva le carrozze lasciano i cavalli e trovano i motori, perché effettivamente le prime automobili erano le carrozze dotate di un motore. E anche qui c'è un'altra parola, prima abbiamo detto otto, no? C'è un'altra parola che è carrozza, che anche oggi continuiamo a utilizzare. A volte uno non ci pensa, no? Perché porti la macchina dal carrozziere? Certo. È la tua macchina, automobile, perché si chiama carrozzeria? Curiosa questa. La parola carrozzeria deriva direttamente da carrozza. In origine, infatti, i carrozzieri erano gli artigiani che costruivano le carrozze. Con l'avvento dell'automobile, questi artigiani adattarono le loro competenze e iniziarono a lavorare sulle nuove carrozzerie metalliche, dando vita alle officine che conosciamo oggi. Il termine carrozzeria, quindi, indica sia l'officina dove si riparano le auto, sia la parte esterna di un veicolo. Ma io so che poi tu vuoi fare riferimento anche ad un'altra parola che nell'auto noi utilizziamo ancora, ed è cruscotto. Il cruscotto. E questa è meravigliosa, è ancora più bella però della carrozza. Perché? Da cosa deriva questo nome? Me lo lasci dire a me. Assolutamente sì. La patata bollente. No, cruscotto nasce dal fantino che era davanti alla carrozza, giustamente per mandare i cavalli. Cocchiere, Domenico, si chiama cocchiere. Al di sotto dei suoi piedi c'era una botola contenente la crusca del pane, appunto, per i cavalli. Da lì crusca, cruscotto, quindi è il cruscotto dove tieni la crusca, e siccome è all'anteriore, la parte anteriore della carrozza, allo stremo è la parte anteriore dell'automobile. Ecco perché poi uno dice, studiando la storia o sapendo, conoscendo la storia, riesci a capire un po' meglio anche quello che hai oggi. Dopo otto però la macchina non era pronta ancora, ci vuole un altro nome che tutti noi oggi utilizziamo. Oggi è un'unione di nomi, ne prendiamo soltanto uno. Esatto, e parliamo di Benz, ovviamente. Grande Benz. Che negli anni 80, in questo caso dell'Ottocento, mise appunto la prima vera auto, quella come, non dico la conosciamo oggi, assolutamente, perché siamo lontani, ma una vera automobile, che anche in questo nome, poi lo riprenderemo in altre puntate, ha tante sfaccettature da sottolineare.
Vero, vero. Lì c'è un'altra curiosità. Ad esempio, Benz riuscì a costruire la prima automobile, quindi diciamo la prima carrozza con un motore vero e proprio, però non riusciva a trasmettere quest'idea, cioè a far capire che cosa fosse. La moglie, che era socia d'affari tra l'altro di Benz, che se non erro aveva investito gran parte, no, di tutto quello che era il suo, la sua ricchezza, la sua proprietà, decise a questo punto di mostrare cosa fosse una vettura. E lei stessa prese l'automobile con i figli e fece questo viaggio che durò qualche decina di chilometri, parliamo con vetture con ruote di legno su strade di terra dove ovviamente andavano i carretti con i cavalli. Tra l'altro la vettura si fermò anche diverse volte in cui lei la dovette riparare e ci riuscì ovviamente da sola. Quindi la prima messa in moto, la prima guida, la prima riparazione quando l'ACI non esisteva ancora. Effettivamente lo fece Berna Benz. Berta, Domenico, si chiamava Berta e ha percorso ben 106 km in 12 ore, fermandosi a fare carburante in farmacia. Sì, sì, proprio in farmacia. Da lì in poi si vide l'automobile e iniziarono le prime vendite, quindi ecco la nascita di Benz, che poi tutti sappiamo il marchio di oggi, Mercedes-Benz, quale sia. Ovviamente in questo periodo le auto erano peculiarità di ricchi, nobili, imprenditori di successo. Ovviamente era un ospizio per pochi, era la novità che andava sfoggiata alla domenica quando si andava al parco e così via. Altrettanto il motorsport, il motivo per cui noi, uno dei motivi per cui noi siamo qui, nasce quasi in contemporanea e abbiamo la prima gara, la prima competizione, che è del 1894, la Parigi-Rouen, ovviamente combattuta sul filo dei secondi a delle medie che adesso si potrebbero fare in bicicletta, giusto? Assolutamente. Però lo spirito di competizione era già nato, era insito ed era la naturale prosecuzione delle competizioni col cavallo. Quindi era cambiato il mezzo. Allora, rallentato la competizione, perché vedo dalla classifica del 1894, scusa, a bordo di una De Dion, 127 km percorsi in 6 ore e 48, una media di 18,66 km orari. Quindi, ok, una nuova avventura, più lenta del cavallo, però esatto. Nasce in motorsport. Esatto, assolutamente. E ci piace in questa occasione, studiando abbiamo ritrovato un altro spunto ancora, che due anni dopo, nel 1896, si corse la London to Brighton. Che significato ha? È la gara più longeva che esista, perché viene disputata ancora. In realtà non è proprio una vera e propria competizione. Nasce per celebrare un atto. L'atto in cui si elimina l'obbligo di far precedere le automobili da una bandiera rossa portata da un uomo a piedi. Visto che le velocità erano quelle, più o meno. Esatto, si poteva anche andare a piedi. Quindi ovviamente il gruppo dei pochi che avevano le auto a Londra ha celebrato così questa bella novità. E ancora oggi mi raccontavi che ancora oggi si disputa, poi effettivamente non è oggi una vera e propria competizione, no? Non corrono per arrivare primi. No, è una, appunto, è un raduno per celebrare questo evento e possono partecipare auto prodotte fino al 1904. E se negli anni, appunto, i partecipanti erano poche decine, nell'ultima edizione credo si siano radunate addirittura 500 auto di quell'epoca, quindi provenienti da tutta Europa a Londra per questo evento storico. Tantissime, sono veramente tantissime. Federico, ci fermiamo qua, ci fermiamo a 1896, lasciamo spazio per il prossimo incontro, per la nostra prossima puntata. Per i più curiosi abbiamo tutte le classifiche dal 1894 al 1903. Giada le sta pubblicando sul nostro sito, che è www.teamracingterni.com, e a breve potrete trovarle tutte le prime gare francesi e italiane, che più o meno sono quelle
le vere gare, diciamo, nate in Europa, la culla. Le più importanti, del periodo. E quindi al prossimo appuntamento entreremo dritti dritti nel Novecento. Grazie. Al prossima puntata. Ciao. Bene ragazzi, è stato un piacere aver messo i puntini sulle i. Salutiamo anche Giada Bruno, responsabile di visione web di Elebit. Alla prossima puntata!